Salve amiche ed amici, qui il vostro Senten Chan nell'edicola. Back to the past. Lo faccio solo perché notiate che nulla è cambiato in Italia dal 2001. Questo giornale è del giovedì 23 agosto 2001. La capacità mediatica del popolo di Seattle. I video bersagli di chi protesta. Hanno protestato nel G8 di Seattle e non è cambiato nulla. Quindi la protesta è anche una droga del popolo. Caso delle cure anticolesterolo per il decesso di un'anziana di Bologna, sarebbero pronti 3 avvisi di garanzia. Farmaci, inchiesta per omicidio colposo. Il ministro della salute accusa troppe ricette dai medici di famiglia. Genova, Altolà di Fratini e magistrati. Intervista al ministro della funzione pubblica. Vanno perseguite responsabilità individuali e non collettive per gli incidenti del G8 di Genova. Stanno delegittimando la polizia, agenti messi sul banco degli imputati e fatti apparire come agitatori. Slitta l'incontro tra Maria Sung e Milingo. Poi mettono nella notizia dei poliziotti accusati per la violenza in Genova un'aquila che attacca una bambina. Io non so quale possa esserci il nesso. L'aquila era anche il simbolo del Terzo Reich. Forse la bambina è una manifestante. Buoni per pagare i lavori salutari. Deduzione da 5 milioni per ogni figlio. I tifosi violenti rischiano fino a 3 anni di carcere. Rischiano. E poi? Via le nuove norme. A Brescia ultra scatenati. Mazzone lascia. Accordo sul calcio in TV. Sirchia, medici, basta ricette facili. Non datele per niente. 20 milioni di prescrizioni in più solo nei primi 4 mesi del 2001. Colpa dei pazienti che si ammalano. Bologna, la procura indaga per omicidio colposo. Dulbecco, solo fra 3 anni farmaci sicuri per tutti. Ah, intanto te li vendono a rischio. Il Nobel. Le aziende produttrici non riescono a fare test universali. Lo studio del genoma lo renderà possibile. Non ci hanno detto se poi è successo. Avevo ordinato le medicine in tempi diversi. Il suo dottore. Ecco, euro, la rivoluzione è entrata nel portafoglio. Lo annuncia. Giovedì 23 agosto 2001, l'anno della vostra fregatura. Guardate. Guardate che articolone. Guardate che articolone sull'euro che arriva. Euro, la rivoluzione entra nel portafoglio. Euro, il denaro esce dal portafoglio. E per gli italiani sarà un ritorno al borsellino. Avremmo dovuto ritornare non solo a Borsellino, se no anche a Falcone con l'euro. Il pagamento 13esime in anticipo con l'addio alla lira. Il pagamento agli statali scatterà il 7 dicembre. Un bancomat su 2 dal 1 gennaio distribuirà euro. Tutti contenti a fare la fila per ritirare l'euro. Adesso molti neanche la ritirano la 13esima, perché già si va tutta in spese e non possono fare il regalo a Natale. Quindi prima te la iniziano a dare prima. Adesso tu la dai prima, perché paghi tutte le spese. Nel dopoguerra ci fu chi progettò di cambiare la lira, ma saggiamente Einaudi disse no. L'economista Franco Spinelli, le lezioni dell'introduzione del franco pesante del sistema decimale per la sterlina. Monete di carta uguali per tutti, personalizzate quelle metalliche. Elicottero della morte, indagati 3 marinai. Ipotesi di omicidio colposo per l'incidente che costò la vita a 2 alpini in Kosovo. La NATO sbarca in Macedonia, gli europei fanno da soli. Per la prima volta una missione parte senza l'ombrello americano. Domani l'arrivo degli italiani e poi c'è alla Brigata Sassari. Poi sono riusciti a farlo anche in Libia gli europei. NATO salta l'incontro Iervolino contestatori. Il sindaco sfida i no global.
con il vostro portavoce non parlo, uso un linguaggio inaccettabile. Don Vitaliano, non è lei a scegliere chi ci rappresenta. Allarme da Pozzuoli, il vertice qui, garanzie o faremo barricate. Cossiga, Silvio, lasci devastare la città. Il buon Cossiga, il democratico Cossiga, Silvio, lasci devastare la città. Leacli, mai con Agnoletto e Cazzarini, teatrali e setari. Fao a Roma, la macchina va avanti e schiaccia tutti. Il PM di Genova stanno delegittimando la polizia. Il ministro Frattini, che oggi si ripresentano tutti come novità. Uomini in divisa messi sul banco degli imputati e fatti apparire come agitatori. No, agitatori no, però se hanno picchiato la gente. Gli agenti, un presidio al tribunale e nelle piazze, informeremo i cittadini. Il procuratore, ecco perché indago sui 13 funzionari. Non impedire un reato equivale a commetterlo. Black bloc, il riconoscimento dei violenti attraverso i tatuaggi. Tutte nere, un gruppo di membri dei black bloc durante gli scontri con la polizia a Genova. Forse già domani i primi avvisi di garanzia per il blitz della Diaz. Il personale di Bolzaneto comincia a collaborare. I graduati ci dissero: pulite tutto, sta arrivando Castelli. Il calcio andrai al 90° minuto. Pagati 168 miliardi per il campionato, ma scatta l'allarme mondiali. Costano troppo. E a che servono? Troppo scomodo. Rigore non fischia più in edicola. Vendite basse e mancanza di sponsor pubblicitari. Chiude il settimanale che denunciò lo scandalo dei Rolex agli arbitri. Dopo soltanto un anno e mezzo cessa le pubblicazioni. Il giornale che era entrato in rotta di collisione con il Palazzo del Pallone. Campionato al via con le norme antiviolenza. Intanto lanciano motorini nelle curve. Incidenti e contestazione a Brescia. Mazzone lascia. DS, i D'Alemiani contro un segretario a tempo. La storia si ripete. The never ending history. Adesso sono PD, DS, PD, Quercia, Margherita, Olivo, Girasole, Tulipano. Sole, lista arcobaleno, sole che ride, adesso sole che piange. Israele, la finestra del dialogo si richiude. Come oggi, ogni tanto attacchi, aggressioni, morti. Caso Dutroux, giustizia non è fatta. A 5 anni dall'arresto del mostro di Marcinelle, inchiesta sui pedofili belgi e arenata. Ma il criminale è protetto da ragioni di Stato. E oggi come vanno le cose in Belgio? Raggiunto l'accordo per un nuovo pacchetto d'aiuti, il ministro Cavallo. Ma questi miliardi non faranno miracoli. Il Fondo Monetario lancia un salvagente all'Argentina. Soddisfatto nella foto il presidente argentino Fernando de la Rúa, ieri a Washington è stato raggiunto un accordo con il Fondo Monetario Internazionale per l'erogazione all'Argentina di un nuovo pacchetto di aiuti. Il paese è in recessione da 3 anni. E infatti poi nel 2001, non so in che mese, però lo stesso anno che è uscito questo giornale, Corralito Corralón, la gente lo caccia dal palazzo. Lui se ne scappa in elicottero. E ancora non l'hanno processato di niente, non si sa se è colpevole o innocente. Cambierò la legge sull'aborto a ogni costo. Buttiglione, un altro riciclato oggigiorno della politica, ma forse no, non si è più visto. C'è Cassini adesso. Buttiglione rilancia le riforme della 194. Sirchia, no all'uso di embrioni per produrre le staminali. Beh, allora le staminali nel 2001 erano una speranza e oggi no. L'alternativa, troveremo le cellule nel sangue. Milingo e Maria Sung, slitta l'accordo sull'incontro. Montanelli, email da tutto il mondo per dirgli addio.
La futura principessa si scusi per il passato. Miss Italia si inventa le Olimpiadi. 167. Rientro capitali, si torna alla normalità. Monti, tra euro e dollaro un riequilibrio fisiologico. La moneta unica oltre quota 92 centesimi. E a che è servito? Flessibilità, arriva il buono per i lavori saltuari. Sì, una tantum. E poi anche disoccupazione, una tantum. Flessibilità è il mantra dal 2001. A che è servito dopo il 2008? Per licenziare. E voi state in mezzo alla strada. Chi lo diceva? Si potranno pagare golf e babysitter utilizzando biglietti salario comprensivi di contributi INPS e INAIL. Pensioni minime sul tavolo del Premier, due opzioni, subito aumenti solo ai più anziani o ritocco di 100.000 lire per tutti. Giovedì 23 agosto 2001. Avete visto qualcosa? Gli Stati Uniti fanno i conti con il forte calo delle entrate. Tagliano posti di lavoro negli Stati Uniti, gli Stati Uniti fanno i conti con il forte calo delle entrate, benzina scattano i ribassi. Ad agosto pieno meno caro di 25 lire al litro. Oh! Aumentano di 100 lire, passa in ultima pagina, aumentano 25 lire nella 19ª. Scende anche il gasolio. La verde torna sotto la soglia di 2000 lire. Dal 1º settembre i tagli OPEC. Poi che è cambiato? Adesso quanto costa? 2000 lire, costerà l'equivalente di 6.000 lire dell'epoca. Tolgono 20 lire, notizia, ti aumentano 1.000 lire, e neanche lo dicono. La gente a lamentarsi che non fa niente. Dove sono adesso i 5 Stelle? Dove sono i forconi adesso? Boh. Vabbè, Easton Ellis sopravvive ad American Psycho. Elton John, un nuovo disco. Sono quello di una volta. Perché è mai stato un altro? È sempre stato Elton John. Dice: sono quello di una volta con un nuovo disco. Ogni disco che fa è quello di una volta, non è uno nuovo. Il testamento è musica di Coltrane. Care amiche ed amici, questo è stato un'altra edicola Back to the Past. Vi lascio, forse commenterò tutti questi altri giornali, forse no, perché mi è venuto in mente che posso fare altri commentari, altre cose, perché continuare con i giornali del passato quando ho anche riviste del passato, edizioni da edicola del passato, libri tascabili del passato, tutto del passato. Perché io sono una persona, un individuo con passato, per quello che vi leggo tutto del passato. E allora mi raccomando, a te, Marco Travaglio, se ti serve un editorialista, che pensi mi raccomando, fate quei video, accattatevillo, oppure niente cocò di meno che fate dei video così, metteteli in common creative in YouTube e io li userò per chiudere, chiosare i miei video. Se siete molti, magari in una piazza, niente cocò di meno che, poi fatelo creativamente, ma guardate i miei commenti letterari nella mia lista, l'angolo letterario.